Di nuovo un nuovo appuntamento. Quest'oggi inauguriamo una nuova rubrica, appunto, come avete visto già in locandina nei giorni passati, un caffè con Valdezza.net. E proprio oggi siamo qui in compagnia di Manuel Milione, che intanto voglio salutare. Buonasera. Manuel Milione, dottore commercialista e consulente aziendale, come già anticipato appunto dalla locandina che abbiamo diffuso nei giorni scorsi. Parleremo oggi con lui del decreto di liquidità che è stato appunto emanato dal governo per appunto decretare aiuti alle imprese e appunto tutte quelle misure che il governo ha varato in occasione dell'emergenza coronavirus. Ora, la prima domanda e la prima questione di cui io volevo parlare con Manuel è proprio legata a un approfondimento, una panoramica riguardo al decreto liquidità. Manuel? Sì, mi era mancato per un attimo un audio. Per quanto riguarda il decreto di liquidità, innanzitutto buonasera a chi ci segue. Per quanto riguarda il decreto di liquidità, innanzitutto va detto senz'altro che diciamo, il governo in questa fase è venuto incontro a quelle che sono un po' le richieste delle imprese, quindi una necessità sostanzialmente di venire incontro a quelle che sono le difficoltà che vengono registrate in questo periodo di pandemia che sembrava fosse, vuol dire, un problema sicuramente meno impattante rispetto a quello che poi si è dimostrato nella vita reale. Fortunatamente, con un paio di decreti, il governo intanto è intervenuto, diciamo, con una serie di misure che cerchiamo sostanzialmente oggi di rappresentare nella maniera più, diciamo, fruibile per tutti. Sicuramente va detto immediatamente che la misura è sicuramente una misura importante, ma non, diciamo, non risolutiva, nel senso che ci sarebbe bisogno, diciamo, di un intervento sicuramente un po' più massiccio e un po' più diciamo, pregno di significati per quelle che sono tutte le aziende, piccole e medie imprese e grandi imprese. Detto questo, possiamo senz'altro dire che tra i vari interventi, quello che sicuramente sembra essere più interessante è quello, il cosiddetto decreto liquidità, che è stato emanato fondamentalmente qualche giorno fa, qualche giorno prima di Pasqua, che consente sostanzialmente alle imprese un accesso al credito estremamente più agevole rispetto a quello che tecnicamente dovrebbe essere il, diciamo, quotidianamente. Cosa prevede questo decreto? Sostanzialmente ci sono due formule diciamo, di interventi. Il primo intervento è quello che viene rivolto sostanzialmente alle grandi imprese attraverso una società di servizi che si chiama SACE SPA e che consente sostanzialmente di attivare finanziamenti fino a un massimo del 25% del fatturato realizzato dall'impresa nel corso del 2019. Quindi il parametro di riferimento è il fatturato dell'anno precedente. Ovviamente non si può superare quel tipo di soglia. Diciamo, altro fattore di riferimento, se non si prende come riferimento il fatturato 2019, si può guardare alla spesa del personale. In quel caso la copertura è il doppio del costo del personale sostenuto nel 2019. Gli interventi sono tutti finanziabili in un massimo di 6 anni, quindi il tempo sono 6 anni, con la previsione massima di un periodo di preammortamento di 24 mesi. Preammortamento sostanzialmente vuol dire la possibilità per le imprese di pagare la sola quota interessi per i primi 24 mesi dall'inizio dell'operazione di finanziamento e poi proseguire con la rata intera. Questo schema sostanzialmente si ribalta e viene diciamo, messo a disposizione anche delle misure per le piccole e medie imprese attraverso non SACE ma il fondo di garanzia. Questo è un fondo sostanzialmente sempre statale, ovviamente, che mette nelle possibilità delle aziende di richiedere finanziamenti anche qui fino a un massimo del 25% del fatturato per aziende che fatturano diciamo, fino sostanzialmente diciamo, in una forbice che va tra 1,5 miliardi di euro e 5 miliardi. Quindi le aziende che fatturano fino a
la cifra di 1,5 miliardi, possono richiedere cifre pari al 25% del proprio fatturato prodotto nel 2019, con una garanzia prestata dallo Stato pari al 90% sulla cifra. Pacchetta di fatturato cala anche la percentuale di garanzia prestata dallo Stato, che comunque si attesta nella peggiore delle ipotesi per un 70% della cifra, ma si parla però di aziende che fatturano oltre 5 miliardi nel 2019, che fatturavano oltre 5 miliardi nel 2019. Questo, ripeto, sicuramente è uno strumento importante da approfondire sicuramente con gli istituti di credito. Anche perché sarà interessante comprendere quali saranno i tassi poi che verranno applicati per questo tipo di accessi. C'è un'altra misura estremamente importante, anche questa, che è una misura sempre legata alle piccole e medie imprese, che ricordo sono quelle che hanno un ammontare di dipendenti inferiore alle 500 unità, e che possono di fatto chiedere senza alcuna diciamo, pratica bancaria, in sostanza, senza nessuna verifica bancaria di sorta, possono chiedere liquidità fino a 25.000 euro. In questo specifico caso, di fatto, la garanzia opera al 100%, quindi senza verifica del merito creditizio. Questo, diciamo, in brevissima sintesi, quelle che sono, diciamo, le misure applicabili sul famoso decreto liquidità. Su questo, diciamo, all'interno di questo calderone, all'interno di questo grande decreto che è stato emanato qualche giorno fa, ci sono anche delle misure di natura fiscale che in parte erano già state, diciamo, più o meno individuate nel decreto precedente, nel Cura Italia. Nello specifico sono misure prettamente fiscali che prevedono la possibilità di rinviare il versamento di ritenute fiscali ai lavoratori dipendenti, contributi previdenziali e ovviamente l'IVA per tutte quelle aziende che dimostrano o attraverso un'autocertificazione o attraverso la consegna, diciamo, almeno del conto economico, una riduzione del fatturato pari, diciamo, una riduzione del fatturato non inferiore al 33% per il mese di marzo e per il mese di aprile. Qualora ricorressero questi termini, sarà possibile rimandare il versamento di queste debenze nei confronti dello Stato fino a tutto giugno 2020. Ciò significa che al 30 di giugno 2020 poi avremmo la possibilità quindi di procedere al versamento di quelle debenze che sono state sospese nel frattempo e quindi di provvedere al loro pagamento o mediante un unico pagamento, quindi alla data del 30 di giugno, oppure prevedendo una rateazione in un massimo di 5 rate, ovviamente sempre con decorrenza 30 giugno. La cosa importante e interessante è che oltre al differimento, quindi sul possibile differimento in un'unica soluzione o in 5 rate, non sono previste né sanzioni né interessi per il ritardato pagamento. Anche se, ripeto, è una formula che non risolve sicuramente tutti i problemi delle aziende che stanno attraversando in questo momento, sia Certo. piccole che grandi, sicuramente è qualcosa che viene a favore, di tutti gli operatori di mercato. Ecco appunto, si è parlato degli strumenti, quelli che ci hai in un certo senso descritto con questa panoramica. Questa tua panoramica per mettere in sicurezza le aziende, le imprese, poi però ci sarà come nella fase dell'emergenza sanitaria anche una fase 2, cioè quella in cui poi le imprese dovranno necessariamente ripartire. Ecco, allora quale potrebbe essere la ricetta per ripartire? Beh, sicuramente, voglio dire, lo viviamo tutti da consumatori tutti i giorni. Questa emergenza sanitaria di fatto sta modificando in maniera profonda anche le abitudini al consumo che ha ogni famiglia, che ha ogni singolo cittadino. Quindi, indubbiamente, voglio dire, le aziende che sicuramente riusciranno a cavalcare in qualche modo la crisi, o comunque, diciamo, quelle che saranno maggiormente in grado di superare questa crisi. Che direi, diciamo, si presenta con fattori del tutto inediti e potenzialmente molto, come dire, molto impattanti,
Sicuramente sono quelle aziende che riusciranno a trarre da questo momento di difficoltà comunque delle opportunità di business. Basti pensare a puoi dire, una cosa molto semplice. Oggi stiamo vediamo sempre più quotidianamente l'innalzamento degli ordini che vengono effettuati in qualsiasi settore merceologico attraverso le piattaforme web. È notizia di qualche giorno fa nella stessa Valdelsa, per esempio. Di una realizzazione di una diciamo, micro piattaforma, chiamiamola così, per l'acquisto e per la gestione degli ordini attraverso le piccole, diciamo, messa a disposizione delle piccole aziende. Quindi Del territorio, quindi. sembra che si stia cominciando a capire finalmente che per certi versi, il tempo del commercio di vicinato sta venendo un po' meno a favore di piattaforme. Ovviamente mi riferisco a quella web che consente quindi di mantenere rapporti commerciali che fino a oggi o fino a qualche giorno fa, almeno in Valdelsa, non era neanche pensabile. Finalmente, diciamo, e forse anche i piccoli esercenti stanno cominciando a capire che non può esistere solo Amazon, anzi, che le alternative sono tantissime e che bisogna investire, per esempio, sulla parte web. Da questo punto di vista, fatemi dire, in qualità anche diciamo, di consulente alberghiero, che forse diciamo, se c'è un merito da parte di una categoria imprenditoriale è proprio quella del settore alberghiero, che in questi anni, un po' dettati, diciamo, un po', diciamo, forzati dal mercato, un po' per intelligenza, hanno cominciato a investire pesantemente in quelle che sono le piattaforme dell'e-commerce e quindi la presenza delle strutture prima di tutto online. Quindi tutto ciò che è vendita offline è cominciato a venire meno ed è cominciato a diventare una parte residuale del proprio fatturato. Ecco, io non dico che si debba arrivare a un ribaltamento di quelle che sono le percentuali di vendita offline o online, ma sicuramente diventa un canale attraverso il quale poter, come dire, irrobustire il proprio mercato di riferimento, magari anche raccogliere nuove fette di mercato. Quindi chi sarà, secondo me, sveglio, chi sarà intelligente, e pronto a cogliere quelle che sono le opportunità del mercato, riuscirà sicuramente ad avere molte chance in più rispetto a chi, come dire, capirà il cambiamento con un po' di ritardo rispetto agli altri. Questo da un punto di vista strettamente, diciamo, locale. È evidente che solo questo non basta. Diciamo che in qualità di dottore commercialista e di consulente, sicuramente io auspico un intervento da parte del governo, che vada sostanzialmente a rafforzare, diciamo, gli interventi già perpetrati, in questo senso, quindi concedendo maggiore liquidità a quelle imprese che devono assolutamente ripartire anche solo per mantenere il livello, produttivo. Si prospetta un calo del PIL superiore al 13% per quanto riguarda il 2020, quindi un meno 13%, non un più 13% come sarebbe ovviamente auspicabile. Ed è evidente quindi che come dire, gli investimenti pubblici da questo punto di vista devono andare sicuramente a impattare per consentire diciamo, alle famiglie di poter riprendere a consumare. Se non facciamo ripartire i consumi, ovviamente avremo comunque dei problemi da dover gestire. Quello quindi diciamo, quello che uno può auspicare in questo momento è un intervento ancora più massiccio. Innanzitutto, ripeto, ribadisco, in tema di investimenti pubblici per sostenere la spesa, per sostenere i consumi. Immagino, per esempio, che ne so, un intervento che dal mio modesto punto di vista diventa fondamentale, per esempio, è il decreto sullo sblocco dei cantieri. Se anche solo si riuscisse a intervenire in quel settore, come dire, avremmo la possibilità di rimettere al lavoro migliaia di persone. E quelle migliaia di persone significa dare la possibilità a migliaia di famiglie di ritornare a consumare. E consumare non significa solo andare a fare la spesa nei supermercati, significa consumare ogni genere di consumo, ogni genere di consumo e di diversi settori merceologici. Quindi, se ci deve essere un intervento diciamo, da parte del governo, indubbiamente ci deve essere, vuol dire, qualche colpo tirato, ma assestato bene. Ecco, una riflessione che ti volevo fare con te in quest'occasione, in questo spazio, è quella legata appunto al
agli strumenti che ci sono messi a disposizione dalla tecnologia digitale fondamentalmente. Parlavi prima dell'e-commerce, della possibilità di acquistare di piccole e medie imprese anche del territorio, di dotarsi di piattaforme di acquisto web. Ecco, ma qui noi stiamo parlando di una tematica che in realtà già prima di questa crisi era nelle nostre disponibilità. Si tratta di comunque di farla, metterla a frutto nella maniera più positiva possibile, utilizzarla al meglio, insomma. Ma assolutamente sì, ribadisco. Fino ad oggi dividevamo il mercato tra i negozi del paese, i negozi della città rispetto ai colossi tipo eBay, Amazon e così via, o Zalando per l'abbigliamento, penso quindi a strutture diciamo mastodontiche. Senza appunto rendersi conto magari che c'era un mercato, c'era una disponibilità da parte dell'utente a effettuare acquisti non solo attraverso questi mastodonti del mercato, ma anche solo rivolgendosi al negozio di vicinato, perché ribadisco il concetto, è importante ed è fondamentale il rapporto sicuramente con la clientela diretta, e lo dico da figlio di commerciante. Ma questo non significa precludersi delle possibilità che sono di fatto alla portata di tutti e che sono disponibili da ormai 20 anni. Quindi da questo punto di vista è un ritardo che forse colpevolmente ha trovato le aziende, diciamo, impreparate. Io immagino che, ripeto, già vedendo quello che stiamo osservando in questi giorni, immagino che ci sarà, come dire, una maggiore attenzione, una maggiore, diciamo, sensibilità a questo tipo di ipotesi di business, tanto più che mi viene da pensare alle piattaforme di investimento regionale che sono messe a disposizione da Regione Toscana. Abbiamo una piattaforma di finanziamenti agevolati che non vengono assolutamente utilizzati. Tanto per dirne una, in questo momento storico c'è un bando sull'innovazione digitale, sull'innovazione quindi in termini lato dell'azienda dal punto di vista ICT, quindi telecomunicazioni, ma anche solo per esempio l'acquisto di un software per il Customer Relationship Management, che sono finanziati di fatto in maniera agevolata dalla Regione Toscana. In qualche caso si arriva alla copertura dell'80% del finanziamento a fondo perduto. Ecco, dobbiamo iniziare a fare impresa anche da questo punto di vista. Non possiamo pensare che l'impresa sia il aprire la porta del proprio negozio, la porta della propria azienda, senza un occhio a quelle che sono le disponibilità finanziarie innanzitutto che ci vengono messe a disposizione a prescindere dal decreto liquidità. Perché, ripeto, ci sono sacchi di intervento, soprattutto nel mondo della finanza pubblica, della finanza agevolata, che non vengono assolutamente prese in considerazione. E questo, onestamente, è un problema che va assolutamente preso in esame da chi vuole fare impresa, da chi pensa di poter essere sul mercato da qui ai prossimi 50 anni. Assolutamente, tanto è vero che appunto già noi in questo appuntamento, in questa rubrica, stiamo in un certo senso utilizzando un po' la tecnologia per stare più vicini, seppure a distanza, cercando di comunque portare avanti il nostro lavoro. Quindi io intanto voglio ringraziare Manuel Milione, dottore commercialista e consulente aziendale, per essere stato qui con noi in questo momento, in questo appuntamento, in questa rubrica, appunto Un caffè con Valdezza.net in collaborazione con Cybermarket. Voglio anche ricordare in chiusura che la nostra conversazione, la conversazione con Manuel Milione, sarà disponibile già da domani appunto sui canali di Valdezza.net e Cybermarket. Grazie mille a Manuel Milione di nuovo per essere stato qui con noi. Grazie. Un saluto e a presto in diretta sui canali di Valdezza.net. A presto, buonasera.